tu di così. C'è già una distinzione all'interno della tradizione politica fra il potere e la politica, ma è molto diversa da quella che abbiamo pensato noi. Per quanto mi riguarda, ho cercato di vedere come nel modo in cui si è pensato che la politica e il potere fossero separate in due momenti, uno in cui c'è una gestione del potere normale, poi dei momenti rivoluzionari dove tutto si rifà, una cosa che è stata chiamata la differenza politica. Ho cercato di pensare come questo stesso modo di vedere la differenza fosse all'interno di una storia che non tiene presente la condizione che definisce la politica, che è l'esclusione femminile dalla politica. E quindi quando noi parliamo di potere e politica come cose diverse, non ci riferiamo più a quella distinzione fra i momenti straordinari e poi l'esercizio del potere, ma a un modo di vedere la politica che non ha bisogno di fare questo dualismo. Una politica che continua non nell'alternativa costante che è molto edipica, di un padre che viene ucciso dai figli che fanno la rivoluzione e che dopo riprendono il potere, diventeranno ancora più cattivi del padre, poi verranno uccisi. Invece ho cercato di pensare come una dimensione della politica che non ha bisogno di uccidere i padri, come nella storia delle donne, nella politica della differenza, abbiamo visto come non c'è bisogno di uccidere la madre, ma al contrario di riconoscerla e di vedere come lo spazio della vita non è così distinto in momenti netti. Questa è la cosa che abbiamo cercato di fare, credo. E poi abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza sul fatto che pensiamo che il femminismo abbia portato alla luce un significato di politica che non è quello corrente, e quindi che si tratti di fare attenzione a questi termini per capire che cosa noi chiamiamo politica e che cosa viceversa viene chiamato così. Ecco.